A Aero 2014 siamo qui con Paolo Paris, amministratore delegato di DigiSky, che ci presenta una importantissima novità. Ma guarda, quest'anno noi abbiamo deciso di sviluppare nuovamente una iniziativa finalizzata alla sicurezza del volo. Abbiamo preso una tecnologia che si sta diffondendo a largo consumo, che è quella degli occhiali multimediali, no? Quelli che molti chiamano Google Glass, ma in realtà ci sono prodotti di marchi differenti, e con un'applicazione specificatamente dedicata all'aeronautica. In senso generale non è una novità, perché gli head-up display sono già sviluppati da anni in campo militare e commerciale, sono però tecnologie molto complesse, costose, difficili da utilizzare nel campo dell'aviazione generale. Allora noi ci siamo detti, in partnership tra DigiSky ed EcoMind, un'altra nostra società del gruppo che è specializzata nello sviluppo di applicazioni di tipo multimediale, di realizzare un'applicazione che consenta di dedicare un occhiale multimediale che è dotato di uno schermo integrato che consente in questo caso al pilota, nel suo campo di vista, di vedere una serie di informazioni come se fossero quelle di un glass cockpit, ma direttamente riportate all'interno del suo campo di vista, e quindi anche ruotando la testa continuano ad essere sempre nella zona di visibilità. Il sistema è composto da questa unità, cioè l'occhiale vero e proprio, che è autonomo con le sue batterie e che via Bluetooth, quindi con un canale di comunicazione standard, riceve delle informazioni invece da un'altra unità molto semplice, un'unità che è in grado di acquisire le classiche informazioni utili per il volo, che sono le velocità, la quota, l'assetto dell'aeroplano, eventualmente anche può essere collegato con degli apparati avionici di bordo, no? Tutte queste informazioni sono integrate su un display con una modalità grafica molto semplice. Il nostro obiettivo è di dare poche informazioni, quelle necessarie per la conduzione dell'aeroplano senza distrarsi e quindi guardando fuori, come vogliono le regole del volo VFR. Quindi quali informazioni verranno visualizzate su questo display? In questo momento noi abbiamo pensato a tre soluzioni. Una dedicata all'ala fissa, al volo a motore, che ci consente di vedere le informazioni che riguardano l'aeroplano, l'assetto, le modalità di volo, ma cosa importante anche le informazioni di rotta, quindi i prossimi waypoint, quello che normalmente nel volo a vista viene gestito con un GPS di bordo. Le classiche informazioni di riporto sul prossimo waypoint sono integrate sul display. Abbiamo in sviluppo un'altra applicazione dedicata per il volo a vela, dove invece tipicamente quello che interessa al volo velista, sempre guardando fuori perché non deve distrarsi sugli strumenti, è di capire quali sono le condizioni di ascendenza e discendenza dell'aria che attraversa, no? E ancora, perché poi come ricordi anch'io sono un elicotterista, c'è un'applicazione per l'ala rotante su cui ci concentreremo su alcuni parametri critici che sono tipici della conduzione dell'elicottero. Capito, quindi ci saranno tre versioni fondamentalmente? Esatto, ma la cosa interessante è che sono soltanto tre versioni di software, perché l'hardware è esattamente lo stesso, quindi un utente può passare da una all'altra senza bisogno di cambiare l'hardware, ma semplicemente scaricandosi l'app dedicata.